Questa invasione viene giocata molto spesso nelle partite ad handicap, soprattutto con tante pietre, 6, 7, 8, 9. Capita abbastanza comunemente, no? Che quando ci siano tante pietre di nero in giro, bianco giochi qui, nero lì, e poi di solito più in là nel corso della partita, alla fine bianco deve giocare una mossa qua, per cercare di rompere il territorio a nero. Allora, nero comunque si trova ad avere più pietre, il sente, e quindi da lì deve ottenere un risultato migliore di quello di bianco. Su questo non ci piove. Il problema è come fa, cioè cos'è che deve fare. Se vi trovate in questa situazione, provate a pensare qual è il risultato che vorreste ottenere come nero, cioè senza pensare a una sequenza, ma proprio alla posizione finale. La risposta non deve essere muore questa e muore quella, perché non è possibile, non muore né l'una né l'altra. Però, cioè, dove a logica dovrebbero finire le pietre di nero? Questo è quello che mi dovete dire. Io non vi sto chiedendo la sequenza, vi sto chiedendo se voi aveste quattro pietre nere da giocare, dove le Questa mettereste? è senza base e che rimanesse senza base. Ok, e quindi? Vuoi restare qua sotto. E quindi tu queste qui le giocheresti qua, per esempio. Diciamo che ne bastano tre. Ne hai anche un'altra bonus, mettila da qualche parte. Quindi mi faccio assolutamente tutto questo territorio. Adesso, questa la possiamo considerare come un Kikashi. Ho giocato a 1 e tu mi hai risposto subito. E quindi la togliamo. E ti ritrovi con una forma un po' sovrabbondante. Territorio sicuro, ma qualche pietra di troppo. Però, diciamo, ci sta perché ti ho dato quattro pietre e tu le hai giocate, per cui un po' sovrabbondante lo devi essere. Però un po' come se fossimo in questa situazione, no? Quindi con bianco che fa una mossa, tu rispondi sotto e provi a fare tutto il territorio. Ok, molto territoriale, però si può fare di meglio. Non mirando proprio al territorio in questo modo. Qualche altra idea? Proviamo a pensare più strategicamente a come vanno di solito le partite di Go, in cui comunque si tiene la situazione un po' più viva. Ok, Di attaccare questo. e le altre dove le mettereste? Presumibilmente bianco continua. No, tocca solo a nero, altre tre mosse di nero. Sì, lo so che non siete abituati a giocare quattro mosse di fila, ma qui, senza proprio preoccuparsi proprio dell'incrocio preciso, ma dove le mettereste? Una lì che così facciamo il territorio, una lì che così attacchiamo quello, e una qui che così Voglio difende sempre levare la ancora base, qua. no, voglio levare la base, voglio stare senza Ma è pietre. la base, va bene. Perché non ce l'hanno tante, però. Ok, comunque si è capito quali sono le priorità. Il territorio nell'angolo, togliere una base a questa, attaccare anche questa qua. Va bene, allora, l'idea è anche giusta. Poi nella pratica non puoi giocare quattro mosse di fila, no? Per cui bisogna fare le cose con un po' più di finezza. Comunque si è visto anche da questo che hai giocato che comunque l'idea è di tenerli in qualche modo separati. Allora, e togliere anche un po' la base a questa qua, comunque attaccare pure questa. Le mosse a cui si può pensare sostanzialmente sono il paio, no, tre diciamo. Una è quella attaccare
sì, anche questa, però un po' più severa è questa, perché se bianco esce, nero frane, questa praticamente la ingolfa, mentre così, 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 questa può ancora andare nell'angolo, e se difendo l'angolo questa esce, no? Su questa potrei giocare lì. Forse riesce a fare ancora qualcosa nell'angolo, però lo si Ok. usa molto più efficacemente. Poi c'è questa, che divide, e poi c'è questa, che non sembra fare nulla, perché mi lascio uscire, però in realtà è la mossa migliore. Perché è la mossa migliore? Perché poi c'è una continuazione che è proprio standard, è una specie di Joseki questo, è un Joseki del lato, non dell'angolo come al solito. Com'è che continua? Continua sostanzialmente così, così, con nero che sembra pieno di tagli, bianco che scende qua, e questa mossa, questa forma in particolare, a cosa serve? Serve a rendere miei questa e questa. Queste non sono scollegabili. Nero se vuole può tagliare via sti due. Però se bianco si fa la base qua o qua, a queste due ci rinuncia anche. Allora, iniziamo a guardare. Nero ha diviso bianco in due gruppi e quindi siamo a posto. C'è il rischio che bianco vada ad attaccare queste di nero, che in una partita d'handicap tipicamente rende nero molto nervoso, perché dice mi sta catturando l'angolo un'altra volta. Anche stasera me lo uccide, giusto? E invece no, perché giocando bene comunque è bianco che è nei guai qua. Tocca pure a nero. Allora, nero ha due possibilità. O blocca di qui, per mettere questa bianco, che se ne esce tranquillo, oppure gioca di qua e per mettere questa bianco. Di nuovo, questa è la continuazione che renderà nero proprio nervoso, perché lo porta verso il pensiero che l'angolo sta per morire. Però, ancora una volta, è quella giusta, perché in realtà lì non ci sono particolari problemi, perché com'è che continua? Così. Bianco deve comunque vivere di sotto. Nero qua. Bianco. Nero finalmente ha l'occasione per bloccare l'angolo e vivere anche qui, se ci fosse bisogno. Dopo questa, bianco va a vivere. Ma dopo questa, nero ha fatto un'influenza notevolissima, perché ha questo muro e quest'altro con una base qua. Il massimo che bianco può provare a fare è una cosa del genere, però insomma, nero difende in qualche modo e questa comunque non riesce a mettere in moto sia questa che quella. Quasi ignorare. Dipende dalla partita di Potrebbe anche momento. ignorare, perché magari non è, potrebbe non essere così grande farsi togliere lì, anche se questa verosimilmente è un po' sente, perché poi dopo nero mette in moto qua, cioè bianco mette in moto questa e si scappa. Per cui forse tanto vale fare, diciamo, la prima cosa che viene in mente è questa. Lì un occhio nell'angolo, nero lo fa, bianco dovrà venire fuori. Ma tutto questo, cioè, nero magari inutile che difende. Potrebbe anche decidere di difendere così. Comunque questo gruppo è così forte, tutto questo pezzo che domina tutta questa zona del Boban. Se ci pensiamo, bianco avrà fatto 6-7 punti e altri 6 lì. 5-6, 6-7, una cosa del genere. Quindi 11-13, una dozzina di punti. Tutto quello che rimane attaccato qua,
più questi sono almeno altrettanti, ma servono a fare qualcosa anche sul resto della tavola. Per cui da questo scambio guadagna tanto nero. Non ci piove. Ma siamo proprio sicuri che nero non debba tornare per forza di fingere? Perché se non è tornato, infatti. Però deve farlo per forza, perché se bianco... Sì, sì, adesso così... può essere un problemino. Vabbè, qui un occhio c'è. Nero comunque può inseguirlo in questo modo e dovrebbe riuscire a uscirne. Però se anche fa una mossa di questo genere, è molto forte. Magari riesce anche a difendere a più ampia scala così. Può essere che sia sempre gote, però potrebbe fare dei punti in più. Però se è davvero una partita handicap, magari 9 pietre così, una mossa semplice di questo genere dovrebbe essere sufficiente. Questa non c'è. E questa è una sorta di giuseppino.